Watta e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questa nuovissima serie su Senua Saga Hellblade 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio e per questo primo episodio ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare, richiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. E quindi eccoci qua signore e signori, non so se tanto a sorpresa, però effettivamente un po' a sorpresa perché non avevo anticipato nulla riguardo questa possibile serie. Io tra l'altro, se vi devo dire sinceramente ragazzi, mi ero anche completamente dimenticata che questo gioco sarebbe uscito il 21 maggio. Me ne sono resa conto il 21 maggio stesso, quindi mi sono detta oh mio dio, è stato pubblicato Hellblade 2, che tra l'altro ragazzi è stato dato al lancio col Game Pass, per cui se avete il Game Pass potete giocare tranquillamente questo gioco senza doverlo stare ad acquistare. Quindi come al solito Microsoft 100 passi avanti. E quindi che dire ragazzi, sono impaziente di giocare questo gioco? Assolutamente sì, perché io ho portato il primo Hellblade qui sul canale, è una serie che mi è piaciuta veramente moltissimo, un gioco che comunque forse è stato anche un pochettino incompreso da diverse persone, ma questo a noi ragazzi poco interessa. Sicuramente a me e penso anche alla maggior parte di voi questo gioco è piaciuto, se siete qui sicuramente perché il primo vi è piaciuto, quindi magari siete curiosi di guardare anche questo sequel. Quindi che dire ragazzi, io direi di non perdere tempo, di andare quindi ad incominciare una nuova storia. Credo ragazzi che i video su questo gioco non dureranno tantissimo, anche perché il gioco di per sé mi sa che già non è proprio lunghissimo, quindi credo che comunque rimarremo sulla mezz'oretta di durata. E quindi eccoci qua signore e signori, questo qua è il menu principale di questo gioco, quindi direi di andare ad incominciare una nuova storia. Ah, ci fanno il riepilogo anche, ottimo, così uno ha modo di ricordare. Senua, the outcast who became a warrior, who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul, has accepted the voices, the furies, as part of herself. Just like her mother Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father Zinbel told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance, she could live again. He gave light to her mind and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillion to the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face
with defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind, and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries, until she found her prize before the guardian of Hell's Gates. Senua released her rage, a fury that could not be stopped, not by savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made, and burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods, but in her own. Only she could choose, out of love, to live, to go on, and to take us with her. Ok, ho frainteso all'inizio, pensavo ci stessero un attimo ricapitolando anche da quel momento in avanti, quindi ho detto ha trovato un nuovo amore, no, si stava parlando ovviamente ragazzi della sua storia appena precedente il primo capitolo ovviamente, quindi è stato molto bello questo riepilogo, così insomma ci hanno rifatto un attimino un quadro della situazione, quindi allora attiva il focus, scatta, blocca, para, vabbè qua ci fanno vedere un attimino ragazzi quelli che sono i comandi, io suppongo che ci faranno comunque un tutorial anche in game. Tra l'altro non pensavo che il gioco fosse in inglese con i sottotitoli, pensavo fosse stato doppiato, quindi credo che ingrandirò un pochettino la grandezza dei sottotitoli ragazzi per rendere la lettura accessibile anche a voi ovviamente, quindi andiamo avanti. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved. Dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Quindi vuole tuttora vendicarsi di questi benedetti norreni. Si è tentata a curare a coste.
begins as it ends. Alone in the dark. Ovviamente con le cuffie, ragazzi, rende in tutt'altro modo, perché le voci, esattamente come nel primo, si sentono o da un lato o dall'altro. Cioè, fatto davvero bene. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. But dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by and find the next sign. We cannot stay here. Too cold. Okay, signori, adesso sì, eh. Siamo in game, sto notando che viene tenuta comunque questa inquadratura così stretta, ragazzi, nel senso, cioè, ci sono le bande nere sia sopra che sotto, e non so se è una cosa che resterà per tutto il gioco, ma suppongo di sì. Rende il tutto ovviamente molto più cinematografico, per cui intanto, ragazzi, io ingrandisco i sottotitoli, così da non perdermi neanche io e neanche voi quello che c'è scritto, insomma. Quindi direi che così può andar bene. E niente, allora incominciamo a giocare, ragazzi. Quindi il suo sogno di vendetta è stato praticamente distrutto di nuovo. Voleva cercare forse il capo dei Norreni, ma niente, la barca è stata letteralmente distrutta, ragazzi. Ovviamente le voci She must fight on, as she always has. Remember? Nonostante tutto, we've been there sempre combattuto. Che dire, ragazzi, inizio comunque molto molto interessante. Era da tanti anni che stavamo aspettando questo sequel, io sono comunque emozionata di giocarlo, anche un po' stranita, perché ovviamente è un gioco che si distingue un po' dagli altri, che per queste sue caratteristiche, ragazzi, ovviamente lei è un personaggio
che ha sempre sentito le voci nella sua testa, e che quindi è un elemento costante, sempre presente, quindi è una cosa che non si vede solitamente. You need to climb again. She will fall if she does. She will die if she doesn't. Climb, Senua. Climb, climb. Forza, forza allora. Anche se appunto in effetti purtroppo è mezza distrutta, coraccia. So tired. She's going to fall. No! Careful, Senua. Climb. Come on. Don't listen to me. Don't listen to me. Listen to your mind. Coward! Why have we come here? Stupid! Come on! Climb! She's too exhausted. Too exhausted. It's too much. Ci sono voci che ovviamente la appoggiano e certe altre che le danno addosso. Don't look down. Don't let the fear get to you. Draw her onward. The ones who didn't live. The ones she could not save. She can hear them calling. Lives stolen by the Northmen. She carries them with her. Always. Okay. Quindi sono cose che la tormentano sempre. She's afraid, exhausted. In the past, her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Comunque, stronger forces drive her on. La figura del padre l'ha sempre perseguitata, ragazzi. Quindi è una cosa che l'ha sempre segnata e l'ha sempre seguita. Tra l'altro, quindi pensava evidentemente di essersene liberata, però. Come ben sappiamo, ragazzi, se certe cose non si elaborano, no, e non si superano, cioè alla fine poi sono sempre lì. Quindi direi intanto di procedere. Mi chiedo cosa noi potremmo fare in questa terra desolata. In effetti, che speranze abbiamo adesso e di fare cosa? Tra l'altro, dove? Dove? Vabbè, dovrò scendere di qua, suppongo. Proviamo a vedere se... Ok, premendo azione, sì, posso scendere. Perfetto.
Vediamo. Io andrei di qua perché la strada sembra più spianata di qua, ragazzi. E vediamo. Che cosa ci attende? Cavolo. No more. I will stop this. Sì, lei ne ha fatto proprio una questione personale contro sta gente, ragazzi, perché le hanno portato via tutto. Sì. Facendo attenzione ovviamente a non scivolare di sotto, perché sarebbe un bel volo. Ma anche no. Grazie, no. Quindi andiamo avanti. Non ci fermiamo per nulla al mondo. Io mi chiedo, una volta, allora, se lei dovesse riuscire ad ottenere... Ok. Se dovesse... Ok. Ma se lei dovesse riuscire ad avere la sua vendetta, poi alla fine che ne sarà della sua vita? Cioè, lei ha fatto di questa cosa, ragazzi, la ragione della sua vita. Se no, penso che non avrebbe avuto altro motivo per, cioè, per continuare a, appunto, a lottare, eccetera, eccetera. Ne ha fatto proprio una questione di vita o di morte, fondamentalmente. Cioè, vuole la sua vendetta ad ogni costo. Tra l'altro, a inizio game dicevano che c'è una funzione di autosalvataggio quando compare il simbolo. Anche nel primo c'erano tipo rune, robe simili su cui concentrarsi. Focus. Ecco qua. Do not forget my story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come. And now find yourself in Midgard. The world. Tanto per restare in tema, ragazzi, per restare in tema con God of War Ragnarok, siamo a Midgard. Beh, no, non abbiamo armi, non abbiamo assolutamente nulla con noi. Beh, in ogni caso continueremo ad avanzare. Ma lo mi stavo chiedendo dove sarà, cioè dove si vedrà il simbolo dell'autosalvataggio. Non vorrei perdermelo perché ovviamente è fondamentale, ragazzi, non perderselo per poter interrompere la partita al momento giusto. Quindi intanto io vado. Comunque, ragazzi, è desolante, cioè... Tutta questa situazione ti fanno proprio percepire anche il suo stato fisico barra mentale. Cioè, fatto bene, ragazzi, Cos'è quella roba? Piano piano, non mi deve vedere. Oh, cavolacci. Erano giusto. He is right. There were survivors. I need to help the other slaves. You let her die. Ok, ma aspetta, vediamo un attimino allora cosa c'è di qua. Però, cioè, bisognerebbe tenere in considerazione pure le sue condizioni fisiche, cioè, fermalo, sei debole, una parola, mettetevi voi al posto suo dopo aver affrontato una tempesta e averne subito la furia, poi ne riparliamo, insomma. Io intanto continuo, ragazzi, vado avanti. Proprio una landa desolata. Quella che, ragazzi, si potrebbe tranquillamente definire proprio landa desolata. Forse so perché. Just like your hopes.
don't need to listen to him. You know this now. Io so perché, ragazzi, questo gioco probabilmente non piace a molti, perché vedete, perlomeno per ora, ragazzi, è più un'esperienza interattiva che cioè videogame a tutti gli effetti, nel senso vai, salti, t'arrampichi, cioè qua è più adesso una roba appunto interattiva, ragazzi. Però che devo fare? Devo continuare a procedere. Vorrà dire che continueremo a procedere. Mi piacerebbe poter andare un po' più veloce, in effetti, ma questo è, come dicevo un attimo fa, ragazzi, proprio per rendere l'idea di tutta la situazione generale. They're already dead. The lost ones. Don't listen to him. Listen to us, not him. Okay. You're a liar! Scusate ragazzi, a volte il silenzio, però appunto le voci comunque parlano molto spesso e quindi non vorrei sovrastarle. È vero che comunque noi leggiamo a prescindere i sottotitoli, ragazzi, però è comunque per avere un'esperienza di gioco più immersiva. Io vado, io vo. Che faccio? Vado su. Ammazza, cioè poi tra l'altro adesso sto posto è immenso, ragazzi. Ok, mi hanno fermato, quindi non è di qua che devo andare. Proviamo ad andare di qua. You are lost too. She must find a way out. How can the lost find anyone? Listen, don't listen. You failed them. Don't listen to him. They are dead, like your mother. Hey, shut up! Like him, shut up! Stop it! Davvero fantastico, meraviglioso. Proviamo ad andare di qua, ragazzi, perché mi sa che da lì ero arrivata. Quindi vediamo un po'. Io finora, ragazzi, non ho notato icone di autosalvataggio, quindi non ho la minima idea del momento in cui verrà salvata la partita. In effetti, qua mi sa che ho rifatto semplicemente il giro. Sì, ragazzi, mi sono ritrovata nello stesso antico punto di prima. Ok, ho appena scoperto come andare un pelino più veloce, ragazzi, premendo L1, così almeno posso andare un attimino più spedita. Fatto sta che di qua non si va da nessuna parte. Di qua non si va da nessuna parte. Ok. Ok, andrò di qua allora. Can't you hear them, Senua? Can't you hear their screams? I can hear them. Ok, molto bene. Davvero fantastico. Io allora continuo a procedere, però mi concentro intanto, But I set them free. Simple, you need to find it. It's here. Somewhere. Ok. Lo devo trovare, ok. Sì, anche nel primo si faceva questa cosa qui. Trova la prospettiva giusta. Probabilmente mi basta andare di qua, ragazzi. Questo sì, per aprire la strada, vedete? La prospettiva giusta dovrebbe essere da qui, l'ho trovato, sì. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, adesso possiamo procedere di regola. Ok, possiamo passare. Ok, intanto vado. Vabbè, ma questa è la barca su cui eravamo? È lei? Chi lo sa? Proviamo ad andare di qua, vediamo un attimino, ragazzi. Vediamo un po'. Io vado. There's nothing you can do. Do you see the body, Senua? The sea throws them up to show you how you've lost. Look at them, Senua. The faces of the ones you failed. Help me.
Grazie, come sempre, per il sostegno. Adesso mi sento sicuramente molto meglio. E nel frattempo, ragazzi, io continuo... a non vedere il simbolo dell'autosalvataggio. Va bene, ma che devo fare? Ah, devo trovare i sopravvissuti? Devo trovare i sopravvissuti. Ok, la vedo dura, ragazzi, questi erano tutti legati. E niente, questi sono tutti morti. Non lo so, cioè sono tornata indietro fino a qui, ma non credo. Raga, io sento tipo dei rumori, ma non vedo nessuno. Proviamo di qua, ragazzi, perché di qua mi sa che non c'è una volta. Ok. Proviamo a procedere. Non vedo nessuno. Non lo so. Continuo a procedere, ma mi sembra che tra l'altro la strada qui sia chiusa attualmente, quindi meno che io non debba passare qua in mezzo, ok? Vai. Oh, shit! Ah, è uno di quelli. Molto, molto bene. Ecco fatto. Bello che risolto. Ok. Cioè, a questo punto delle cose io metterei il salvataggio, ad esempio, no? Ok, infatti, ragazzi, mi ha salvato la partita esattamente qui. Il punto è che io, cioè, l'icona del salvataggio automatico non l'ho notata, quindi questo potrebbe essere un problema, ragazzi, per i prossimi video, perché, cioè, diceva che compare, però forse non ci ho fatto caso io, è talmente fugace che non l'ho notata, non lo so. Beh, in ogni caso, ragazzi, allora, per oggi ci fermiamo qua. Ovviamente, primo episodio comunque introduttivo, già ci ributtano proprio nell'atmosfera di Hellblade, ragazzi. Hanno ripreso sicuramente molte delle caratteristiche del primo. Insomma, andando avanti vedremo che cosa ci sarà di nuovo, se ci sarà qualcosa di nuovo, in ogni caso a cosa andremo incontro, perché comunque l'obiettivo attuale di Senua, ragazzi, è sempre quello di vendicarsi, quindi è proprio una cosa fissa nella sua mente. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giochilina. Ciao! We'll be right back.